Benvenuti in questo nuovo video, non c'è bisogno che mi presento perché già sapete abbastanza chi sono. Peppe Sorri, perché che non sa ancora? Però so ancora che non avete neanche lasciato il like. Incominciate a lasciare il like, spolliciate, commentate. Intanto sono le 23:17, fra 5 ore esattamente ci dobbiamo alzare. Ragazzi, ci vediamo dopo. Buongiorno ragazzi, siamo a Palermo, zona esattamente Acqua Santa. Allora, il videoblog di oggi, le persone cosa pensano di Fabrizio Miccoli? Sappiamo tutti chi era Fabrizio Miccoli, ragazzi, ex giocatore del Palermo. Miccoli, il pallonetto, la porta vuota, Miccoli, rete, il Palermo accorcia le distanze e Miccoli segna il suo primo gol all'Inter. È il grande Fabrizio Miccoli. Vediamo cosa ne pensano le persone. Andiamo ragazzi, andiamo, venite con me. Andiamo! Buongiorno! Fabrizio Miccoli per la città di Palermo, che cos'era? Oddio, Chi era Fabrizio Miccoli? bravo, troppo bravo Ha rispettato la nostra Palermo? sì, Andiamo a salutare, salutiamo a Fabrizio ciao, Miccoli. ciao Nico, Mandiamo un messaggio a Fabrizio Miccoli. buona salute, un signore d'aiuto. Buon appetito, questo è il pezzo famoso a Palermo, cosiddetto Ravazzata con la canne, giusto? Tante cose. Io dico niente. Come Maradona per Napoli. Come Maradona per Napoli e Fabrizio Miccoli per Palermo. Mandiamo un saluto a Fabrizio Miccoli, ci sta guardando. Salute, ciao. E quando ti vediamo, non vediamo più un giocatore come lui a Palermo. Andrà a passare secoli. Miccoli, Miccoli! Straordinario, Patrizio Piccoli, ma che fa? Costruito anche e soprattutto sportivamente, se non sbaglio. Con me c'è il famoso ombrello qui a portata di mano, perché almeno se incomincia a piovere mi trovo esattamente alla Fincantieri. Alle mie spalle forse c'è sciopero, non si capisce bene perché poi dall'altro lato, come vedete lì sotto, scusate, c'è la guardia di finanza, una camionetta di guardia di finanza. Quindi sicuramente attualmente c'è sciopero e vabbè, purtroppo la situazione è questa anche in Sicilia. Tanti scioperi, il lavoro manca. Cosa ne pensi di Fabrizio Miccoli? Conosci Fabrizio Miccoli? L'argomento è Fabrizio Miccoli in questo videolog. Chi è Fabrizio Miccoli? Non ho idea. No. Non sei sportivo? So che è giocatore, però cioè so pure che ha soldi a buttare, Chiediamo a quello. Fabrizio Miccoli una mano d'aiuto per un lavoro, lo chiediamo, lanciamo questo messaggio, dai, Sì, forza. Fabrizio Miccoli, aiutaci tu. A tutta Palermo. E a tutta Palermo. Forza Palermo e Forza Santa. Palermo e Santa Rosalì. Ragazzi, stiamo fermando un operaio. Non lo conosco, alziamo la mascherina subito. Fabrizio Miccoli, per la città di Palermo, che cos'era? Nostri amici youtuber. Niente, niente sport? Ragazzi, noi intanto fermiamo a chiunque. Poi chi vuole rispondere risponde. Io li ringrazio lo stesso, poi se non rispondono. Quindi fermiamo un indiano, non è palermitano, un indiano. Ciao compa, siamo la mascherina. Forza Palermo sempre. Sì, Forza Palermo. Palermo. Tu conosci Miccoli? Fabrizio Miccoli, giocatore Palermo. Tu Sì. conosci? Di dove sei? Bangladesh. Salutiamo tutto in Bangladesh, salutiamo tutti gli Salve, youtuber, salve, youtuber, salve. youtuber. Salve, Salutiamo a salve, tutti. salve. Peppe Sorri, ciao, dal Ciao, vostro. ciao. Ciao! Ciao! Mamma mia ragazzi, ci abbiamo fatto dire il saluto di Peppe Sorri a un ragazzo del Bangladesh. Saluto tutto Bangladesh anche se non conosco nessuno. Stiamo aspettando il semaforo che è rosso. Lei di Palermo? Buongiorno, i nostri amici youtuber. Fabrizio Miccoli, chi era per la città di Palermo? Grandissimo giocatore del Palermo. Grandissimo giocatore del Palermo, ragazzi, non si sta scherzando. Ilicic cerca Miccoli, il controllo di Miccoli, con il sinistro, rete, Miccoli, gol ventesimo, Palermo in vantaggio. Salutiamo Fabrizio Miccoli e forza Palermo! Forza Palermo, ragazzi, grazie mille! Ragazzi, devo andare a prendere l'autobus, vediamo se ce la facciamo. Alle mie spalle è lì sotto, ragazzi. Andiamo. Corri. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
ce l'abbiamo fatta a prendere l'autobus. Ragazzi, c'è una confusione assurda. Guardate che confusione che c'è. Con orgoglio partiamo noi senza paura, anche quando la partita è dura. Che si vinca o si perda, tu puoi starne certa, io per sempre t'amerò. Insieme vai, Palermo vai, che vincerai, ovunque siamo con te. Insieme vai, Palermo vai. Porca di quella boia, c'è proprio un deserto totale al centro di Palermo. Mamma, ecco. Lì c'è proprio lì sotto Teatro Massimo. Ragazzi, allora, c'è quasi accanto a me, ancora no, il parente di Totò Schillaci. A sostegno Donadoni, prova il destro Donadoni, la porta vuota ed è appena Schillaci che mette dentro, ancora Totò Schillaci pronti. Vediamo se riusciamo a fare qualche domanda, sul tanto che siamo sul vlog sportivo. Buongiorno, buongiorno, sono venuto dalla persona adatta io. Buongiorno, mi sto trovando con la persona. Lei chi è intanto? Dai, lo possiamo... Io sono Maurizio Schillaci. Maurizio Schillaci, dalle ragazzi. Dalle stelle alla stalla. Dalle stelle alla stalla. Me la prendo con grande dignità questa cosa. Andiamo sempre avanti. Anche se le cose non sono più come prima. Ragazzi, avete capito che è giusto... Riferiamo alle persone magari che non conoscono bene a lei. Totò Schillaci. No, io mi chiamo Maurizio. No, lo so, lo so. Lei è il signor Maurizio Schillaci. Totò, che gli viene? Cugino. L'autogol, intanto è ancora Schillaci! Cugino, no, dico, io lo so, le persone no, ci stanno guardando. Lo sa tutto il mondo, lo sa. Lo sa tutto il mondo. Il video vlog di oggi era... Lei conosce bene Fabrizio Miccoli, giusto? Proprio sono andato a toccare un tasto molto conoscente. Certo, lo conosco calcisticamente, esatto. Ma non di presenza. No, di presenza. Fabrizio Miccoli, per la città di Palermo, che cos'era? Cos'era? Sì. Era un grande giocatore. E poi si fece un bicchiere d'acqua. Ragazzi, da me è tutto con Maurizio Schillaci. Salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, i miei fans. Buona giornata e che Dio vi aiuti a tutti quanti. Grazie mille. Ciao zio! Ciao! Raga, fra pochissimi secondi entriamo al mercato Ballarò. La bellezza, la ricchezza, guardate che c'è quella alle mie spalle, guardate. Ebbene, siamo al traguardo di questo videovlog, spero che vi è piaciuto. Ragazzi, prossimo videovlog assieme con ex cantante neomelodico Tony Seminara e un altro ospite mio. Grazie di avermi supportato veramente tantissimo, grazie mille. Ragazzi, mi raccomando, attivate la campanellina se non l'avete fatto per essere aggiornati di ogni mio video. Dal vostro Peppe Sorri, ciao!